è un libro del signor Vanzulli, nel senso scritto dal signor Vanzulli, un attimo, qui riprende male il Sancti Petri ad Ulmum. Ok, e questa che se mi ha fatto vedere? Se interessa tutta la serie, 4 volumi, no? Il signor Vanzulli la offre per 50 euro. Sotto costo. Va di moda sotto costo. Questa è la struttura originale. La struttura originaria della chiesa che prima degli scavi archeologici veniva fatta risalire al X secolo, al 900, quindi proto-romano. Poi ci sono state delle evoluzioni. Si è passati al X-XI secolo. Aspetta un attimo, vediamo la differenza. Da qui, da davanti, sembra che non sia cambiata tanto. Però da dietro sembra che sia stato fatto qualcosa. Poi è cambiato ancora. Sì, questa sembra come più quella originale. Sì, sembra quella originale. Poi è stata aggiunta la sagrestia. Ok. Da questo lato è stato aggiunto anche questa struttura e da qui poi è stato aperto la porta che dava accesso alla zona della... Qui siamo 1300-1400. Poi sono state aggiunte queste strutture, una cappella. È carina questa cosa, i disegni sono fatti bene. Eh sì. Ma li fa lui? Penso proprio di sì. Questo siamo nel 1600, XV secolo, quindi sarà il 1500-1600. E poi un'ulteriore struttura, il campanile è stato sopraelevato e è stato costruito questo, come si chiama, protiere, mi pare. Questa poi è ancora la struttura. E qui siamo nel XIX secolo dal 1800 poi praticamente non ci sono state più modifiche. Quando è che ha smesso di essere utilizzata come chiesa? Chiediamolo a Vanzulli, credo che ancora nel, siccome quella chiesa nuova è stata costruita nel 1927 o 28, quindi sicuramente fino al secolo scorso è stata usata.